non credo che ci siano degli errori, guardi, né di sottovalutazione né di qualcosa. È soltanto purtroppo sono i ritardi nell'esito dei tamponi, questo è stato, se vogliamo, l'errore, ma sappiamo tutti che i tamponi vengono convogliati tutti agli istituti di Roma, che ce l'hanno di tutto il Lazio, quindi non riescono a soddisfare le esigenze di tutti i comuni. Quindi io non credo che ci siano errori, assolutamente. Purtroppo con l'ordinanza del DPCM di marzo ai sindaci era stato vietato di fare ordinanze contingibili e urgenti. Io avevo chiesto se era possibile, diciamo i primi del mese, intorno all'8, al 9, di fare un'ordinanza contingibile e urgente per poter mettere la struttura solo in zona rossa. Ma mi è stato detto di no perché era inefficace, quindi non me l'hanno consentito di fare. Questo purtroppo è quanto. La cosa mi preoccupa abbastanza. Però diciamo che l'isolamento è fino al 2 maggio, che è l'isolamento che è quello nazionale, quindi tutto sommato è più un problema di far stare tranquilla la cittadinanza, quello è il problema.